proprio per promuovere ciò che l'Italia fa nel mondo. Quindi attenzione, perché anche questa sera, come sempre a Miss Italia, il vostro voto da casa sarà importantissimo. Allora, proseguiamo. Chi aspetta? Ivan, che è successo? Gruppo elettrogeno? Che è capitato? Che è? Che cosa è successo? Oh mamma mia, ecco, lo sapevo che ti vestivi così. Perché? Che cosa c'è che non va? E tu chi sei poi? Che vuoi? Che ci fai qua? Guarda, per favore, questa finzione televisiva, mamma mia che noia. Io sono la quarta sorella Carlucci, quella che tu nascondi sempre. Vabbè, cosa? Hai visto come sei? Sei sempre tutta così elegante, carina, perfettina. E dai, mamma mia, sembra che ti hanno scongelato per l'occasione. Scusa, sai, ma tu i tacchi te li metti pure per fare la doccia? Ma che vipera! Ma guarda, non mi mettere in ansia, che io ho una serata importante, questa è l'apertura di Miss Italia. Oh, e poi stasera ci sono un sacco di novità. Questa sera per la prima volta le ragazze sono solamente 60. Ah, quindi. Perché non ne avete trovate altre? Che scema, ma c'è stato il boom di iscrizioni, no, non è questo, è perché le vogliamo conoscere più da vicino e quindi avere più tempo per capire chi sono, capito? Scusa, sì. E quante saranno le serate? Perché se mi devo regolare per la camera d'albergo, no? Ci saranno 3 serate e una di queste serate assegna un titolo, se permetti. Allora, questa sera cominciamo con Miss Moda Italia 2009, domani sera incoroneremo Miss Cinema e poi ci sarà Miss Italia nella terza serata, no? Come tradizione, ovviamente. Ah, ma le eliminazioni? Ci saranno le eliminazioni? Io adoro questi momenti di tensione. Certo, tu li adori perché sei una vipera assoluta. Io invece detesto questi momenti di tensione, però le eliminazioni ci saranno a cominciare di stasera, da stasera. Oh, senti, però se ti fossi messo i jeans, sicuramente era meglio. Una cosa per favore, sì. Non cominciare a fare la maestrina anche stavolta, ti prego. E sì, signori, e via il televoto. E sì, e stop al televoto. E dai. Vabbè, io il televoto lo devo aprire, perché c'è il pubblico sovrano, sono loro che decidono poi chi va a casa, quindi io dovrò dire... Mi raccomando, non facciamoci riconoscere, facciamo bella figura, abbiamo un'immagine da difendere. Vabbè, ho capito. Adesso per favore, io devo cominciare la serata, per cui sparisci. Dai, fammi cominciare. Dai. Ah, Milli! Che c'è ancora? Non mi somigli per niente. E meno male, e meno male, guarda. Oh, vabbè, allora, questa sera